Pronti. Mamma, non la serrina. Dove è Tommaso? Perché nel tuo telefono è così giorno e invece io vedo sempre buio? Perché questo telefono sta troppo. Ecco Tommaso. Partenza da Madonna dell'Acero. E loro le si preparano. Comune di Lizzano in Belvedere. Sì, sale! Approfitto degli scorci per parlarvi del santuario di Madonna dell'Acero, che fu eretto circa nel 1500 nel posto in cui due pastorelli videro la Madonna che li salvò da una bufera di neve, e addirittura ridando a uno di loro la parola, dice la leggenda. Così vi faccio anche un po' di cultura sul posto. Abbiamo proseguito il percorso poi da Madonna dell'Acero fino alle cascate del Dardagna, per poi superarle, che sono una serie di 7 cascate. Noi non le abbiamo viste tutte perché parte del percorso era franato, quindi ovviamente non avremmo potuto percorrerlo. E sono appunto 7 cascate, sono molto suggestive sia in inverno che in estate. Io consiglio vivamente chiunque vada in zona di fare un sentiero molto semplice. Si fa praticamente ogni tempo, anche con la neve, basta uno scarpone, forse qualche ramponcino da ghiaccio, diciamo la ciaspola serve raramente, poi ovviamente dipende da quanto ha nevicato. Pensavamo di trovare più freddo e più vento a partire, quindi ottimizzato, tolto lo strato antivento, almeno si lavora sudando meno, ottimizzo e si vola. Sono sicuro che rispetto agli altri video noterete un aumento delle cose sciocche dette barra fatte. È soltanto che questo giro ho ripreso proprio tutto e non ho tagliato niente. Voglio comunque dimostrarvi e mostrarmi effettivamente per come sono i miei trekking, per come è andare a giro con i miei amici, e quindi ho deciso di appunto non tagliare niente. Vado me la fuma! Siamo arrivati al cavone, dove nell'area picnic apposita ora ci cuciniamo qualcosina a mangiare. È un lago, ora è ghiacciato ovviamente per le temperature, però è sempre un buon puntino di riposo. Vi faccio vedere un po' il lago. L'unica neve trovata è quella sparata. Tristezza. Di cosa stiamo parlando? Farming Simulator. Ci sono anch'io. Un classico. Abbiamo appena superato il limite delle alberature, che sono questi abeti rossi qua, palesemente piantati, però magari mi informo, però è difficile che nell'Appennino ci siano abeti rossi spontanei, a parte piccole eccezioni. E questa è il versante che dall'altro lato ha l'Alpe Tre Potenze, conosciuto spesso anche come Abetone, e il Cimone. L'obiettivo del primo giorno era raggiungere il lago Scaffaiolo e ci siamo arrivati senza problemi, anche perché era un trekking che avevamo programmato mesi prima con l'idea che ci fosse la neve, poi non c'era e quindi ovviamente è stato molto più semplice. Ecco Rai Cimone. Sì, è la freccia del porta la metà. Lì arrivo. Lì. Giorno 2, si vola. Eccolo là, qui bastardo. Guardalo. Badalo come è andato da solo avanti. Siamo arrivati. Il rifugio è lì, si vede. Noi, tappa bandiera alla vetta. Il presidente, che come un'ottima guida controlla se chiudiamo tutti. Non è vero.
potrebbe essere stanchezza, però sempre soddisfatti. Guarda lì là, in ordine d'arrivo, Tommaso l'infame che non aspetta, e Xeno invece che ha un trattorino porta sempre il suo a casa. Eccoli qua sul rifugio invernale del lago Scarfaiolo. Eccolo qua, il lagaccio. Tra l'altro vi metto a seguire un po' di foto e riprese che ho fatto al Ferrino Trek Club. Quindi ci hanno fatto provare alcune cose, alcune tende, alcuni sacchi a pelo nuovi o comunque già in catalogo, e abbiamo provati proprio qui in quest'area qua. Quindi vi mando, vi metto a schermo foto, video, vi lascio un po' di tempo per loro. Il rifugio, spero, con che voce l'ho detto, spero sia aperto, perché un qualcosina di hardo volentieri lo si prende. E quella è la vetta che probabilmente andremo a visitare una volta scaricati gli zaini qui, ma se no lo facciamo domani. Ora vediamo la stanchezza e tutto, più che altro dobbiamo fare la tenda. Come vedete la telecamera vibra un botto, sono veramente stanco, i 19 kg di zaino si fanno sentire. È uno zaino ovviamente bello carico, proprio per stare 3 giorni fuori senza appoggio, a parte il rifugio. Aspettate, via, mi giro. Dicevo, a parte il rifugio, che non sapevamo se era aperto o no, abbiamo provato a contattarli ma in settimana non ci hanno risposto, quindi forse ci siamo mossi un po' troppo lentamente. Bella la bandiera che sventola. Sempre soddisfacente arrivare in cima tutte le volte. Ma come sono rosso, sono veramente cotto, avevamo il sole contro. Di solito usciamo in questo periodo per la neve, come avete visto anche l'anno scorso per l'orrido, che purtroppo non abbiamo chiuso, ma pensiamo di chiudere in primavera. E è sempre stata una soddisfazione arrivare in cima, poter vedere tutto quello che si ha intorno. Ora vedo se riesco da Peak View, con registraschermo o qualcosa del genere, a farvi vedere le vette che si vedono dal lago Scarfaiolo, che non è la vetta più alta del Corno delle Scale, è ovviamente la vetta più alta. Quindi ci arriviamo però domani alla croce. Oggi ci accontentiamo sicuramente, io sono bollente. Abbiamo avuto un po' di vento a salire, però il pile ha retto benissimo, la termica sotto ha fatto il suo lavoro, quindi a temperatura siamo ok. E infatti è la faccia che ha sofferto, anche se avevo scaldacollo in lana e varie maschere, cose che ho messo, tolto, eccetera. Era alla fine, dopo la fine delle alberature, è stato molto impegnativo da un punto di vista di temperatura, perché se levavo un indumento in più avevo freddo, e se invece lo tenevo caldo, quindi era un po' un limbo, ma sto bene. Quindi in realtà ho scelto, mi sento di dire di aver scelto l'abbigliamento giusto, che si sarebbe adattato anche a freddi maggiori. Ovviamente ho levato l'antivento da sopra perché stavo morendo di caldo. La vista è questa, da questo lato è il lato modenese. Bologna, non mi vedete in questo momento, non capisco niente, non so dove è il nord, dove è il sud, però so che di là c'è Bologna e Modena, mentre il lato Toscana sarebbe di qua. Lo si vede bene dalla vetta lassù, si vede proprio tutta la piana di Firenze, Prato, Pistoia, il Montalbano, tutto. Quindi magari se col giorno domani si fa la vetta vi faccio vedere. Ora chiudo, facciamo il nostro momento relax. Come ho detto, qua c'è il rifugio invernale, vediamo se è aperto. Ora prendiamo informazioni, alla peggio piazziamo una tenda proprio dove l'abbiamo piazzata con Ferrino, quindi sono, non so se un'azienda può mettercela, penso di potercela mettere anch'io, e vediamo come passiamo la notte. Non è tardi in realtà, sono le, aspetta, controllo perché non lo so, non posso, devo sbloccare, devo chiudere, non ho un orologio, quindi pace. Però saranno le 3, occhio e croce, quindi abbiamo tutto il pomeriggio. Questo momento di riflessione è durato anche troppo, avete visto tanti scorci, quindi magari ho rallentato la cadenza del video, ma
è veramente bello arrivare in cima, è sempre soddisfazione. Ah, dopo, quando c'è qualcosa di interessante, ovviamente. Guarda lì in vetta, con la compagnia del canino. E le proteine col caffè, e la birra, e la birra, e la birra, e le barrette. Tutta salute! Ok, vi ho fatto... Quello era... dalla bandiera, cosa che vedete si vedeva, e ovviamente avendo il wifi disattivato per motivi di consumo batteria era un po' impreciso, avete visto che c'era un po' di desincronizzazione tra le linee e le vette, ma l'ho spostato, l'ho regolato io un po', per altezza purtroppo non si vuole, ma si va a Piazza delle Tende e poi si va lassù. Bivacchino, per stanotte la sei anche montato, io con la roba da pezzenti e qui invece abbiamo roba di qualità, vero? Sì. Anche qui abbiamo roba di qualità, anche se non la si vede perché è da montare, ma qui dentro sono sicuro che c'è roba di qualità. Quanto costa la tua roba di qualità? Mi servono una risposta. Di vento, che peccato, questo vede davanti ancora non si vede niente, sperando che il vento mi faccia comprendere. È la piana di Firenze, Prato, Pistoia, non si vede niente, peccatissimo. Là c'è la Lucca, non torna, però la zona del Lucchese. Questo piccolo isolotto qua su, quello è il comunemente chiamato Monte Serra. Meglio per le persone sagge, i Monti Pisani. Peccato, cazzo! Questo è il cupolino, ora ci si sale, la vetta più vicina al rifugio, dove tra l'altro stasera ceneremo, sicché avremo per la prima volta nel mio vlog un momento di convivialità. Ci sono altri 30 prenotati, hanno detto, così che siamo belli pieni. E lì, il rifugio, c'è le nostre tende, si intravedano, stiamo sottomando. Il tramonto! La scena! Si vola! Faccio una piccola rettifica alla parte di prima. Questo che è il cimone, questo è il libro aperto, mentre pensavo era la betone, perché ero giù, sembrava insomma la betone, l'alpe tre potenze. L'alpe tre potenze in realtà è qua, e quella è la betone da qualche parte, non lo so, quel ditino non riesco da lì, da quelle parti. Ah, eccolo là, qui sì, laser verde. Vabbè, ci sta ragazzi, anche di sbagliare. Mentre questa va con certezza, questa qui è la paia della Croce. Quindi si va sull'Alpe Aquane. E quello è il tramonto che un vuole scende. Però lo stiamo aspettando, almeno si comincia con il buio. Questa notte sta allucinante. Quantità di vento indescrivibile. Dormivo molto male. Si rimedia stasera. Oppure, non so, l'altra opzione potrebbe essere dormire in macchina mentre si torna, perché non ho altre opzioni, anche il guidatore ovviamente. Allora, colazione fatta, fa freddino, gestibile, no? Si va verso il sole. Ragazzi, sono dentro il rifugio invernale che non abbiamo utilizzato perché avevamo le tende, giusto per stare senza vento, che è il problema principale, mentre
si fa colazione. Nel rifugio ho fatto fin qua su, obiettivo vetta più alta con le scale, si va arriva fino alla croce e da lì poi si va verso la nuda. Tra l'altro qua giù si vede addirittura le Alpi, da quanto, non so se in video si vede, ma da quanto è limpido il cielo. Insomma, si vede anche la nebbia della pianura padana, però questo è un altro discorso. Stanotte abbiamo avuto, ce l'ha detto il proprietario del rifugio, 70 km orari di vento su in tenda. Le tende hanno letto bene, quindi siamo molto soddisfatti e contenti. Morale alto, stanchezza da fare schifo, però qui sempre high. Siamo in approccio al passo dello strofinatoio, esatto. Non c'è più a parlare nemmeno. Più di mezza strada per raggiungere la vetta più alta, quella del Corno alle Scale. Che è Punta Sofia, come suggeriscano la regia. Là è da dove siamo partiti. Di qua c'è la Toscana. E ora in alto. Eccoci qua, Corno alle Scale. 1945, a volte trovo scritto 1944, insomma. Chi sono io per sapere quale metro sul livello del mare è giusto? Vetta più alta, tocca a casa. Pausa pranzo a Punta Sofia. Lì c'è la vetta del Corno. Com'è? Com'è oggi? Andiamo sempre bene, ma stanno mentendo. Lo giuro. Sono le 3, abbiamo 2 ore di luce e abbiamo deciso di provare a chiudere il giro oggi invece che domani, perché i forti venti non ti fanno dormire bene, siamo molto stanchi, in particolare parlo per me, sono molto stanco, e se riusciamo a chiudere possiamo andare a casa a rilassarci. Una bella doccia calda che in questo momento ci vorrebbe tutta. Quindi stiamo salendo alla nuda, che era in realtà l'ultima vetta, quindi ci eravamo prefissati di lasciare soltanto l'ultima discesa prima, per il terzo giorno. Non è infattibile, abbiamo 2 ore più le torce. Il percorso da qui in avanti non è particolarmente complesso, quindi ce la possiamo fare, e se noi ce la facciamo. Nel frattempo è che cartello del passo del vallone a 1700, vediamo che si vede scollinando. Questo sarebbe stato un percorso di taglio, vedete la roccia lassù dove eravamo prima, però molto esposto, ecco. I ramponcini abbiamo deciso che era meglio di no. Qui io, soffrendo di vertigini, godo un monte a guardarlo allo schermo perché non mi dà la sensazione di star cadendo. E la nuda è lei. Nuda! Nuda! Nuda, eccola qua, ultima salita fatta, adesso tocca solo cadere fino a valle. Devo fare il cantante, lo so. Via, nel buio, nell'oscurità, probabilmente cappuccetto rosso sta scritta qui dentro. Tutti abiti rossi, hanno fatto una cappa incredibile, qui la neve arriva, lì neve c'è, qui hanno fatto non passi. E quindi noi adesso siamo...
No, via, i miei mini brutti no, eh. Entra. Ecco, via, tocca stoppare il video. Eccoci qua, al punto di partenza, alla Madonna dell'Acero. Sì, la stanchezza ha vinto, ma io di più. Beh, se il video vi è piaciuto io vi consiglio di lasciare un mi piace per farmelo capire, oppure un commento in cui, insomma, mi dite cosa ne pensate di questo trekking, e ci vediamo ad un prossimo video.